siamo qui nello stand della Mondo del Vino S.P.A. La Mondo del Vino è oggi una realtà che congloba quattro società italiane, produttrici in Italia, con vigneti di proprietà dal nord al sud Italia. La Mondo del Vino ha nel suo business principale la produzione e la vendita nei mercati internazionali. E noi esportiamo circa il 96% oggi della produzione della Mondo del Vino. E nello specifico parliamo di quattro realtà: l'MGM con sede a Priocca d'Alba, quindi siamo sempre in Piemonte, la Cuvage SRL con sede ad Acqui Terme, sempre in Piemonte, la Podere del Nespoli, parliamo di l'azienda agricola in Romagna con anche vigneti di proprietà, e la Barone Montalto, sempre con l'azienda agricola con vigneti e cantina in Sicilia. Nello specifico la Cuvage SRL, della quale insomma noi, io come famiglia, siamo anche soci e io mi occupo della direzione, si occupa ormai da 5 anni della produzione di bollicine, quindi bollicine piemontesi autoctone, sia a metodo classico che a metodo charmant. Cuvage, metodo classico, qui abbiamo il nostro, dietro di me c'è il nostro rosé, che insomma sta diventando un po' un must. È un rosé a base di nebbiolo, è un nebbiolo d'Alba DOC da quest'anno. È un prodotto molto piacevole, fruttato, che sta riscontrando molto il gusto del consumatore, e oltretutto è stato premiato l'anno scorso da Tom Stevenson come miglior spumante autoctono al mondo. Quest'anno abbiamo studiato e creato questo progetto Cuvage des Artistes, che prenderà forma nello specifico l'11 di maggio, quando lo presenteremo in una galleria dell'Artemia 3 a Milano. Cuvage des Artistes vuole unire l'arte al mondo delle bollicine, ovviamente il Cuvage, e nello specifico siamo partner con Teleton, quindi abbiamo acquistato due opere di Serge Barnis, acquistando oltre alle opere d'arte abbiamo acquistato anche i diritti di riproduzione delle stesse opere sulla bottiglia. Come vedete alle mie spalle abbiamo proprio trasformato le opere d'arte sopra la bottiglia, quindi le abbiamo plasmate in modo tale da che ogni bottiglia, sono 1500 bottiglie per tipologia del rosé e del nostro Cuvage de Cuvage Padosé, le opere d'arte proprio le stesse bottiglie. Siamo arrivati alla fine del Vinitaly, siamo tutti molto soddisfatti, il nostro gruppo ha veramente fatto performance interessanti, abbiamo incontrato tutti gli appuntamenti, tutti gli operatori e tutti i nostri clienti che ci accompagnano con noi durante l'anno bevendo i nostri prodotti.